sarebbe utile, perché magari ci sono degli anni in cui numericamente le ragazzine sono tante e quindi puoi fare tranquillamente il 6 contro 6, altri anni invece sono meno, sono il numero inferiore e il 6 contro 3 permetterebbe di giocare. Questo è un intervento eccezionale, ti ringrazio, ce l'ha pagata. Ti voglio fare solo una domanda. Ma tu lavori in una piccola società o una grande società? Allora, è una grande società, come secondo me, proprio per me è una grande società, però siamo in un piccolo contesto, quindi comunque numericamente... Confermatati così. Confermati, lo confermiamo. L'accetto. Oh, già che ci siamo, scusate, non c'entra niente, però c'entra. Vogliamo fare un applauso alla Sagrada Civitanova che è nata in Serie B. Questo è un bel padrone. La Medea non c'è oggi, vero? Dov'è? C'è la redattore che ha vinto tutto, ha vinto. La Medea, scusami, ma ti sei messo seduto vicino a gente strana, io non ti guardavo come Medea. Complimenti. Dai, andiamo avanti. Manager, allora? Siamo là, parliamo. Io non ti voglio portagliela, però provaci. No, perché già ho preso i fischi sia dalla Medea che dalla Sagrata, non parlo più. La correttezza del risultato è proprio per abituare la ragazza a sentire visto un fallo, perché anche poi allenarli in palestra, tanto non finisce mai il suo fallo, e se vedono delle cose orribili. Stiamo aspettando. Da noi dobbiamo assolutamente prendere una forza da prestare, fuori con loro, non è solamente prendiamo tutte le forze che si ognuno la vede come la si vede, con i programmi giusti che ci vengono dati. Però la cosa qua sta prendendo campo tanto, le partite sono tante, le festività le dovete toccare tutte, no? Anche adesso, no? Quindi le famiglie si dividono, i valori vengono meno. Ci sono tante cose che bisogna secondo me tenere presente e io invito quindi, la federazione a prendere un po' atto da questa piccola esperienza che abbiamo fatto oggi, non pensare che dite, proprio perché ci sono delle figure professionali che possono aiutarci in questo indirizzo. Thank you.
Thank you.
Thank you.